Campane e sera. Questo è il brano che noi troviamo alla pagina 48 del nostro primo fascicolo di Aaron. Allora, vediamo un po' quali sono le cose che dobbiamo osservare prima di iniziare a suonare. Innanzitutto, come viene scritto anche qua all'inizio del brano, dobbiamo vedere che ci sono due diesis all'inizio del pentagramma. Ovviamente sia per la destra che per la sinistra. Quindi, guardando in che posizione sono scritti i diesis, cioè uno sulla linea dove sta la nota Fa e un altro nello spazio dove sta la nota Do, noi dobbiamo ricordarci quindi che ogni volta che troviamo un Fa oppure un Do, dovunque sia sulla tastiera, e sia per la destra che per la sinistra, noi lo dobbiamo suonare diesis. Quindi il Fa non sul tasto bianco, ma sul tasto nero a destra. Lo stesso per il Do, non sul tasto bianco, ma sul tasto nero a destra. Quindi questa è una prima cosa da ricordare. Poi, in che posizione sistemare le mani sulla tastiera? Allora, vediamo intanto che per la prima nota della mano destra, che è un Fa, il libro ci suggerisce il dito numero 3. Quindi, sistemando questo primo dito su questo tasto, avremo già la posizione. Eccola qua. Questo è il Do centrale. Quindi, se io sistemo il dito numero 3 sul Fa, che deve essere diesis, come mi devo ricordare, ecco che allora vedo il pollice sul Re, l'indice sul Mi, il medio sul Fa diesis, anulare sul Sol e mignolo sul La. Quindi questa è la posizione di partenza della mano destra. La stessa cosa abbiamo per la mano sinistra. Comunque, per conferma, possiamo guardare qua. La mano sinistra inizia suonando un accordo con tre note: il Re, il Fa diesis e il La. E le dita che il libro ci suggerisce sono 5, 3, 1. E pensando che il numero più in basso si riferisce alla nota più in basso e il numero più alto si riferisce alla nota più alta, io capisco che devo mettere il dito numero 5 sul Re, il dito numero 3 sul Fa diesis e il dito numero 1 sul La. Quindi la posizione della mano sinistra è questa. Qui c'è il Do centrale. E anche la sinistra quindi starà sopra alle stesse note della destra. Re, Mi, Fa, Sol, La. Quindi la posizione delle mani è questa. Bene, cos'altro bisogna guardare? Allora, il nostro tempo è di tre quarti. Cosa vuol dire? Quindi che in ogni battuta noi contiamo fino a tre. Vediamo che la mano sinistra ha sempre degli accordi. Per ogni battuta la mano sinistra deve suonare un accordo e poi vediamo che accordi sono. La mano destra ha invece delle note che contano due, oppure delle note che contano un solo numero, oppure delle note che contano tre. E quindi come funziona? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e così via. Allora, inizio suonando tutta la parte della mano destra. Poi questo era tutto quello che doveva fare la mano destra. Adesso vediamo un momento gli accordi della mano sinistra. Allora, gli accordi che deve fare la mano sinistra sono soltanto di due tipi. Imparando a fare questi due accordi, con la mano sinistra siamo a posto per tutta la pagina. Allora, cominciamo. Il primo, che abbiamo già visto, che è Re, Fa diesis, La.
potremmo chiamarlo l'accordo A, tanto per dargli un nome per poterlo riconoscere. Eccolo qua, l'abbiamo suonato prima. Prima abbiamo visto come doveva sistemarsi la mano e adesso lo possiamo suonare. Re, Fa, La. Accordo che noi possiamo chiamare A. L'altro accordo, allora l'accordo B, è questo. Do, Sol, La. Quindi dobbiamo a questo punto spostare il mignolo dal re, dove stava in partenza, sul do diesis. Ci dobbiamo ricordare che il do è diesis. Per le altre dita non ci sono spostamenti, perché per suonare il la abbiamo il pollice, come era già pronto, come già aveva fatto anche negli accordi di prima. Per suonare il sol abbiamo il dito numero 2 già pronto, e quindi l'accordo B. Eccolo qua, Do diesis, Sol e La. Possiamo fare, semmai, in partenza un piccolo allenamento solo per la mano sinistra, per capire bene qual è il movimento che le dita devono fare. Abbiamo detto che il mignolo si deve spostare dal Re al Do diesis. E quindi suono un po' di volte di seguito A, B, A, B. Perché la mano ha bisogno di imparare bene qual è il movimento che deve fare. Quindi, una volta che ho imparato, posso provare a mettere le due mani insieme, perché la mano sinistra non ha altro da fare. Appunto, solo due tipi diversi di accordi. E vediamo per esempio che nel primo rigo abbiamo l'accordo A, ancora A, B e di nuovo A. Nel secondo rigo è lo stesso A, A, B, A. Anche il quarto rigo è uguale a A, B, A. L'unico un po' diverso è il terzo rigo, dove abbiamo A, B, A, B. Quindi provo a suonare tutto il brano dall'inizio alla fine con le due mani insieme. Fine di Campane e Sera.